Ebbene sì, amici di Smartphone Lab, dopo averlo provato per circa una settimana, ecco la recensione completa del Pebble Smartwatch, anche se tanto smart non lo è. Finalmente, dopo averlo provato per circa 7 giorni, eccoci qui con questa recensione completa del Pebble Smartwatch. Come già avevo anticipato nell'anteprima, secondo il mio parere questo Pebble non è poi così tanto smart. Però le poche funzionalità che possiede le esegue in maniera molto molto egregia. Caratteristica principale di questo Pebble, come tutti sappiamo, è la batteria. Batteria che nel mio caso, è riuscita ad avere un'autonomia di circa 7 giorni, quindi, completa per quanto riguarda, la batteria, quindi promosso a priori per la batteria. Altre caratteristiche del Pebble che vi avevo soltanto accennato nell'unboxing erano le watch face. Watch face che possono essere scaricate tramite il sito ufficiale di Pebble, oppure se volete un po' smanettare potrete stesso voi farle tramite l'SDK come ho fatto io per questa watch face dedicata ai nostri lettori. Se qualcuno la volesse scaricare, metterò il link in descrizione. Poi c'è questa di serie che non è possibile disinstallarla, come anche questa che è un semplice orologio analogico. Quest'altra che ci dice, diciamo, il mese in cui siamo e l'orario, e poi basta. Ciao, queste sono alcune che io ho installato. La vera caratteristica di questo Pebble è la sua applicazione, diciamo, che permette di fargli ricevere messaggi, chiamate e anche di interfacciarsi per quanto riguarda la musica e altre piccole cose. Vi parlo un po' dell'applicazione che è presente sul market e che richiama proprio al Pebble. La prima schermata che vediamo subito è quella di connessione tra il Pebble e il cellulare. Poi sono presenti questi tre menu. Il primo che ci permette di vedere le Watch Face e Watch Apps che abbiamo installate, nel mio caso sono soltanto tre e non più di altre. Invece, per quanto riguarda nelle impostazioni, è possibile settare alcune cose. In Notification è possibile settare, diciamo, quale notifiche ricevere sul nostro Pebble, le chiamate, i messaggi, quelle del calendario. Per quanto riguarda le mail, quale indirizzo email settare come principale per ricevere le mail. Altri tipi di notifica che sono Google Talks ed Hangouts, Facebook Messenger e WhatsApp. Non ci sono altri tipi di notifiche nell'applicazione ufficiale di Pebble. Un'altra piccola cosa che è presente sul Pebble è il SAMP Notification. Da questa schermata vi posso fare un esempio di quando arriva una notifica sul Pebble. Per quanto riguarda email, cliccando email, ecco che ci arriva un'email di test, è possibile scorrere il messaggio e leggere una piccola parte. La stessa cosa invece anche con i messaggi, ci arriva una piccola parte di testo, ecco qui vi faccio vedere, poi invece un ping che semplicemente niente, scusatemi, sbagliavo. E poi phone call che ci permette di ricevere, di farci vedere una chiamata. Da qui è possibile o rifiutare la chiamata oppure accettare. Accettare adesso non è possibile dato che è semplicemente un test. Questa, diciamo, è un po' l'applicazione ufficiale che ci dà Pebble e non ci permette di fare più niente. Quindi, se noi volessimo ricevere qualsiasi altro tipo di notifica da un'altra nostra
applicazione installata non lo possiamo fare, però ho scaricato anche altre applicazioni dal Google Play Store che ci permettono di aumentare un po' le funzionalità di questo Pebble. Pebble Notification è l'applicazione che praticamente ci permette di settare tutte le applicazioni che noi vogliamo ricevere, che noi vogliamo ricevere le notifiche sul nostro Pebble, quindi praticamente tutte le applicazioni che sono disponibili sul nostro smartphone. Un'altra applicazione che ho installato è Pebble Apps. Questa applicazione praticamente ci permette di scaricare qualsiasi tipo di altra applicazione che si può interfacciare con il nostro Pebble. Ce ne sono tantissime, quindi le potete provare voi e se vi fa piacere, dirmi la vostra impressione su altre applicazioni. Altra applicazione che ho scaricato invece è Glance for Pebble, che praticamente ci permette di installare una watch face particolare e avere delle varie caratteristiche che adesso vi mostro. Questa watch face non è una watch face, ma è una watch apps, ovvero nel nostro menu del Pebble ritroviamo in ultima posizione questa applicazione Glance che si installa tramite l'applicazione che avete visto sul mio smartphone. Da questa applicazione quindi ci si arriva in una schermata di watch face dove è possibile vedere alcune cose, quali la percentuale di batteria qui sopra in piccolino, percentuale di batteria del nostro smartphone, l'orario, la data e il mese e le condizioni meteo della nostra città, i gradi e poi se abbiamo ricevuto una notifica, una chiamata o un messaggio. Tutte queste cose quindi è possibile settarle dall'applicazione in cui possiamo anche decidere di impostare in modo diverso diciamo, la nostra interfaccia della Credo di avervi parlato un po' di tutte smartwatch. le caratteristiche di questo Pebble, un po' pro e contro della funzionalità. Beh, secondo me può esserci molto utile per tutte le funzionalità che svolge, ma non è poi così tanto tanto smart di come mi aspettassi. Per Smartphone Lab è tutto da Emanuele Ladaga.